Benvenuti a una nuova puntata di Scenari. Allora, abbiamo Ippolita Baldini in collegamento. Grazie per essere in nostra compagnia insieme a Benedetta Armellin. Buonasera, buonasera Ippolita. Insieme a Benedetta Armellin racconteremo questo spettacolo teatrale, Teatro della Cooperativa. Siamo a Milano, in scena fino al 21 maggio. È un secondo capitolo di uno spettacolo che, come dire, è già andato in scena. Quali sono le novità rispetto alla prima edizione, in cui questa protagonista Roberta, peripezie di vita, fine, sentimentali, familiari, e allora prova il cammino di fede, e cosa succede, Ippolita? Allora, cosa succede? Si scoprirà all'interno dello spettacolo. No, scherzo, ci tenevo a dire, sì, è il secondo capitolo di uno spettacolo, però è la notizia più importante che devono sapere tutti gli ascoltatori e spettatori è che è il secondo capitolo, ma che anche se non hai visto il precedente puoi comunque stare all'interno della storia. Non ci sono delle informazioni che vengono date nel primo e poi ritornano nel secondo. È, diciamo, nuove avventure che affrontano Roberta, la protagonista, insieme alla mamma Marchesa. Le ho messe all'interno di un nuovo scenario, mentre nel primo capitolo lei affrontava dei viaggi a New York, la ricerca di se stessa attraverso la vocazione a fare l'attrice. Oggi, che è già un'attrice affermata, Roberta si chiede di nuovo che senso ha la sua vita, dove deve andare, cosa deve fare. E si ritrova ad Assisi a farsi queste domande insieme ai frati scalzi, e quindi la Marchesa è sempre più disperata di questa pure conversione nella povertà di Francesco. Anche perché io ho letto le note di regia, insomma, possiamo dire che questa Roberta è un po' tutti noi alle prese, sì, con le nostre fragilità che ci pone davanti la vita quotidiana, anche lei piena di dubbi e di insicurezze, però affronta questo cammino di fede. È importante in una società che sembra sempre più andare, insomma, verso lontano dalla fede. Quanto è importante, sì, questo vero, tema? Bellissimo. Sì. Bellissimo questo, hai ragione, perché oggi la società in effetti non ti dà le risposte. Questo che è successo a Roberta, che poi in realtà sono io, perché mi chiamo Roberta Ippolita Lucia Calcagno Baldini, quindi si racconta di me, è uno spettacolo autobiografico. Quello che mi è successo e che riporto nello spettacolo sempre in chiave comica, buffa, divertente, perché si ride dal minuto uno fino alla fine, almeno spero, esatto, questo ogni volta è l'obiettivo che si dà a un'attrice comica. Comunque, quello che è successo è che a Roberta il mondo non gli dava le risposte che cercava, e improvvisamente invece i frati che ti spiegano le parole di Dio nella Bibbia, lei ha avuto delle risposte alle sue domande: perché non riesco ad amare, perché cosa succede nella mia relazione, eccetera eccetera. E non do le risposte in questo spettacolo, mi raccomando, non vorrei mai... Non le troviamo, alla fine è il percorso che ognuno di noi deve fare. Sì, esatto, ognuno di noi deve fare questo, prendere e andare ad Assisi. No, scherzo, figuriamoci però. No, però insomma la ricerca di se stessi è un tema di grande attualità, e nonostante ciò è comunque narrato in modo ironico, ci dicevi, in modo leggero, anche se poi è un tema molto profondo e importante. Sì, questo è un po' la chiave dei miei lavori, perché adesso tra l'altro ho in cantiere un terzo lavoro che appunto racconta Maria, la madre di Gesù, e Maria Maddalena. Però questa è la chiave, sempre la leggerezza. Quindi, certo, uno quando viene in quest'ora di spettacolo, perché ci tengo anche a dare questa informazione, lo, sì, spettacolo dura un'ora, cioè alle 9 siete fuori dal teatro, andate a mangiare una pizza, cosa che io adoro, io che sono una pigra. Dico, l'idea di essere fuori alle 9 dopo un'ora di risate è la serata perfetta proprio. E quindi perfetta. Sì, la leggerezza è il mio codice linguistico, la leggerezza, la spensieratezza, però affrontando argomenti comunque di una forte complessità e profondità. Questo è quello che mi piace. Tra l'altro, vedendo le immagini, tu sarai sola in scena, giusto? Ci saranno anche, sì, altri attori. No, è un monologo. Sì, è il secondo capitolo appunto, quindi la sfida è stata la primissima volta quando ho fatto Mia mamma una marchesa. Poi adesso sono abbastanza rodata a stare da sola un'ora in scena con gli spettatori, anzi vi diverto, alla fine si fa in due, con il pubblico si fa. Esatto. Più è, meglio è. Con il pubblico che partecipa.
E allora, fino al 21 maggio, vi consigliamo al Teatro della Cooperativa Una Marchesa d'Assisi. Siamo in via Ermada, siamo quindi in zona Niguarda, e sono tante le opportunità. Ci sono spettacoli consueti martedì, mercoledì, venerdì e sabato alle 8, il giovedì alle 19:30, la domenica alle 17. Ovviamente poi sul sito teatrodellacooperativa.it potete trovare tutte le informazioni necessarie per guardare questo splendido spettacolo. Grazie Ippolita Grazie Baldini Ippolita, a e presto. Grazie a complimenti. voi, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Tra poco ci collegheremo con Filippo Caccamo che ci porta il suo Hotel Key Filippo in scena al Kreberg Teatro di Anche Bergamo. la tua pronuncia, devo dire, Brianzola, Non esattamente, non esattamente Brianzola. Stride un po'. Ce la caviamo sulla difensiva. Prima però, Benedetta, abbiamo qualche consiglio Sì, per esatto, i un nostri consiglio da amici. non perdere. I Casar ritornano sul palcoscenico da soli dopo ben 36 anni presentando il nuovo spettacolo con un repertorio originale. Nascono nel 1981, per chi non lo sapesse, a Milano, in una cantina della periferia, in quel periodo molto attivi con esibizioni live e provini discografici nella zona di Milano e dintorni. Poi nell'87 sciolgono il gruppo e dopo quasi 40 anni hanno deciso di rivisitare insieme alcuni dei loro brani. Anche oggi propongono uno spettacolo che racconta le loro esperienze di vita nell'ultimo decennio della modernità, quindi negli anni 80, attraverso canzoni originali, divertenti, aneddoti e piccoli video. Quindi uno spettacolo molto interessante. Io però direi ora di farci accompagnare da Aristide, che ci porterà a vedere un bellissimo museo a Zurigo, e quindi vediamo il servizio di Aristide. Volete dare spazio alla vostra immaginazione e, in un certo senso, sognare ad occhi aperti? A Zurigo, modernissima città svizzera tra affari e cultura, sorge, non distante dalla Modaiola Bahnhofstrasse, il Wow Museum, il museo delle illusioni aperto a tutte le età. Qui grandi e piccini si possono lasciare suggestionare con effetti speciali, con giochi che modificano la realtà visiva grazie a sofisticati sistemi di specchi e di macchine per illusioni ottiche. Il divertimento diventa apprendimento. L'interattività si fonde con la cultura. Questo è il Wow Museum, dove ci si può lasciar sorprendere da nuove prospettive e tantissime illusioni. Il visitatore si perde in tre piani di 400 metri quadrati di improvvise sorprese, procedendo tra stanze con le dimensioni e i riferimenti spaziali che sfuggono e che ingannano. Insieme o singolarmente si può giocare, creare una personale percezione delle cose, si può tramutare il sogno in realtà, quasi ingannando se stessi. Il tutto in un tripudio di colori, di linee che cambiano continuamente, di forme indefinibili, di luci che si accendono e subito si spengono, in una miriade di specchi che creano effetti ottici e figure speciali. Al Wow Museum di Zurigo, insomma, gli ospiti non finiscono mai di stupirsi. Sorprendenti inganni sensoriali tolgono letteralmente il terreno sotto i piedi e proiettano in una dimensione onirica, impalpabile. Costringono a cambiare punto di vista e inducono a chiedersi se i propri occhi vedano bene. In una parola, al Wow Museum il virtuale sembra diventare reale. Bellissimo, Aristide ci porta sempre a visitare posti meravigliosi. Questo museo era anche tra l'altro molto moderno. Abbiamo un altro consiglio per voi telespettatori: sempre fiori, mai un fioraio. Omaggio a Paolo Poli con Pino Strabioli e Marcello Fiorini alla Fisarmonica, video di Paglione, produzione Alta Academy. Pino Strabioli sarà in scena al Teatro Gerolamo nell'ultimo weekend di maggio con lo spettacolo Sempre fiori, mai un fioraio. Un omaggio all'amato Paolo Poli, ad accompagnarlo nel racconto il fisarmonicista Marcello Fiorini. È un consiglio che arriva ancora una volta al Kreber Teatro Bergamo. Billy Elliot, celebre musica internazionale con una lunga storia, questa volta è interpretato da Giulio Scarpati e Rossella Brescia, due volti molto celebri delle fiction. Siamo a Bergamo, al Teatro Kreberg, siamo in scena venerdì 19 e sabato 20 maggio, due serate per appunto apprezzare questo spettacolo che non ha bisogno di essere raccontato. Billy Elliot, un grande
grande musical che ha fatto la storia dello spettacolo una volta di più. Allora è una bella occasione per dedicarsi a questa interessante iniziativa. Bene, due bellissimi spettacoli. Tra poco ci colleghiamo con Filippo Caccamo che ci parlerà del suo Telchi Filippo. Adesso un minutino di pubblicità e restate con noi. E allora eccoci qua, siamo in collegamento con Filippo Caccamo che ci presenterà Telchi Filippo. Dimmi se pronuncio bene Filippo, ma penso di sì, perché insomma una più brianzola di me. Assolutamente, assolutamente. Al Kreberg Teatro Bergamo il 26 maggio, ma prima di iniziare con l'intervista vedrai subito questo breve video. Ed eccolo qui, bellissimo questo video. Max, so che vuoi domandare qualcosa al nostro Filippo. Filippo, tu sei diventato una star dei social negli anni con la figura dello studente. Abbiamo dalle note di regia, sappiamo anche che sei laureato. Com'è passare dall'altra parte? Come funziona? Ma è parecchio strano, nel senso che anzitutto grazie mille per l'invito e per dare la possibilità di raccontare quello che faccio. È strano però, dal primo giorno in cui ho iniziato a insegnare, quindi sono passato dall'altra parte della barricata, ho proprio detto, vabbè, anche il mondo merita di essere raccontato, anche il mondo dei colleghi, dei docenti, ha tanto da dire e si può parlare sia su social sia live, e così ho deciso di raccontare. Fortuna vuole che poi, insomma, nel corso degli anni si è affezionato a una grande fetta di tutti. Un grande successo di pubblico, mi sembra, sold out, grandi, come dire, il tuo popolo che poi ti segue, dicevamo, 1 milione di persone tra Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, tu riesci a parlare davvero a tutte le generazioni, questa forse è un po' la tua peculiarità. Ma sì, ci proviamo, oddio, nel senso che adesso ovviamente il pubblico cambia sempre e ultimamente è fatto proprio da insegnanti, da colleghi, da insegnanti che ha appena finito università, 25 anni è carico, e quella che non vede l'ora di arrivare. Quindi è un po', diciamo, un'unione, è un mondo molto ampio e devo dire che aiutano tanto i social, perché sono veramente popolati davvero da persone di qualsiasi età. Quindi ho la fortuna, o sfortuna per altri insomma, termini di paragone, di avere un pubblico di diverse età. Esatto, e beh, penso sia anche molto facile immedesimarsi nei tuoi spettacoli, insomma, tutti siamo stati a scuola, quindi tutti ci ricordiamo perché abbiamo, magari, non so, figli in età scolare o perché siamo noi stessi sui libri o magari sono proprio i docenti i tuoi primi fan. Sì, devo dire, guarda, io ho avuto una quella di avere dei colleghi molto disponibili dal giorno uno, perché io ho sempre preso spunto poi alla fine da loro. Quindi ti seguono nelle tue varie tappe. Consiglio... Sì, sì, il mio stesso consiglio di classe, se per un giorno non metto un video con loro, mi arriva la carta, quella vera, a dire, ma non mi hai messo ieri, metterò il prossimo video, che ho scritto a Roma, a Brescia, soprattutto tu con me, quindi no, devo dire che c'è un grande supporto da parte di loro, posso proprio dire nulla. Ma Filippo, ci racconti se è vero che avete 3 mesi di vacanza come pensiamo tutti o no? È vera così? Abbiamo... Perché è diventata, anche una chiave, è diventata anche una chiave del tuo spettacolo. Sì, sì, guarda, proprio lo spettacolo estivo, la tournée estiva, che parte appunto con giugno, si chiama proprio Non è vero che abbiamo 3 mesi di ferie. In realtà ne abbiamo 2, ed è questa la cosa che comunque fa ridere, perché dal 30 giugno in un modo o nell'altro sei inserito quantomeno in un contesto lavorativo, devi partecipare a varie attività, però luglio, agosto, se hai un minimo di onestà intellettuale, devi proprio dirlo, effettivamente sono liberi.
Beh, comunque un grande successo. Tu hai detto che la tua fonte di ispirazione primaria sono i docenti, insomma, la loro vita quotidiana a scuola, soprattutto per quanto riguarda la scuola italiana, io penso che tu abbia un bello spunto. Guarda, fin troppo, non devo neanche scrivermi nei paesi dello spettacolo, vengo fuori da soli, ma perché è un mondo secondo me che ha tanto bisogno di risposte, di identificarsi, quantomeno non tanto in una persona, ma in un movimento, qualcuno che possa raccontare i nostri drammi, la vita e quant'altro. È una categoria particolare, è una categoria che viene spesso ascoltata, che vive tra l'altro dai rapporti di dirigenza, burocrazia e genitori, quindi insomma c'è davvero tanto, tanto materiale. Non sono mai stato a scarso da questo punto di vista. E allora venerdì 29 maggio alle ore 21, da non perdere, Filippo Caccamo, Telchi Filippo, il titolo dello spettacolo, che poi però diventa anche uno spettacolo estivo. Noi ci abbiamo scherzato, però non abbiamo 3 mesi di vacanza, Telchi Filippo, e anche il cambiamento estivo dello spettacolo, un tour che ti porterà a Filippo davvero in tutte le località anche di villeggiatura. Quindi andate a Bergamo, se non potete andare a Bergamo, vi consigliamo di andare a Bergamo, ma se non potete andare a Bergamo, poi ci sono tante altre occasioni: Argenta, Cesena, Zevio, Udine, Marina di Pietrasanta, Porto Recanati, Rimini, Termoli, Fano, Sestri Levante, Rosa Marina di Ostuni, Ostia Antica, Palermo e Catania, praticamente tutto il Un litorale. successone. Sì, sta andando molto bene, sono davvero molto molto contento. Tra poche ore sarò ad Alessandria, sì, tra poche ore, poi domani Trento, ieri ero in Veneto, insomma è veramente un giro di tutta Italia che mi sta dando tantissime soddisfazioni, quindi grazie. Non vedo l'ora di essere al breve, perché abbiamo voluto, abbiamo cercato ed è stata una data che ho inseguito per tanto e finalmente il fatto di esserci davvero, di averlo pieno, tra l'altro mi entusiasma davvero tanto, lo dico col cuore. E allora grazie a te Filippo, in Complimenti, bocca in al lupo. bocca al lupo, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie, in bocca al lupo. E beh, insomma, da studente disperato a docente è un bel salto, Max, tu ne avresti coraggio? Decisamente no, l'insegnamento non sono puntualissimo. Dal 19 maggio però Esatto. volevo raccontarti un paio di consigli in Dici. attesa del nostro prossimo ospite che ci racconterà il Fringe Me Festival. Dal 19 maggio Diavoli in cucina, Teatro Martinit, una guerra tra i fornelli chiude la buffata di risate della stagione 2022-2023 del Teatro Martinit, quindi un'occasione, come vedete, nella nostra locandina per andare in scena dal 19 maggio al 4 giugno, Diavoli in cucina con un ultimo spettacolo del ricco panorama, del ricco cartellone dei Martinit dedicato appunto a questo tema, con una brigata di attori vincenti collaudati che da tanti anni solcano il Parco del Teatro di Via Pitteri, siamo in zona est di Milano, Rubattino, che promette fuoco e fiamme in scena fino al 4 giugno. E adesso ci ha raggiunto in collegamento Davide Verazzani che ci racconterà del Fingemi Festival, da 5 anni presente sul territorio milanese, una rassegna di spettacoli e di eventi dal 5 all'11 giugno disseminati sul territorio in varie periferie. Quindi ciao Davide, un piacere Ciao, averti grazie. con noi. E Grazie, ciao a tutti. allora, raccontaci qualcosa, di cosa si tratta? Sembra un evento abbastanza particolare. Allora, si tratta di un Fringe Festival, cioè un festival di arti performative che porta il teatro al di fuori del teatro. Il Fringe è una modalità di festival nata a Edimburgo più di 70 anni fa, che appunto adesso è diventato quello di Edimburgo, è diventato il festival di arti performative più grande del mondo. Ce ne sono 250 in tutto il mondo e a Milano eccoci. Quindi portiamo il teatro e non solo il teatro, in tutti i luoghi non teatrali possibili. Parliamo di locali, ristoranti, bar, cascine, biblioteche, librerie, un negozio di motociclette addirittura, nelle periferie milanesi. Quindi luoghi rigorosamente non centrali, non perché il centro ci faccia schifo, anzi, ma perché nelle periferie c'è tanta vitalità, altrettanto quanta ce n'è in centro. Quindi ci sono luoghi, da rigenerare, da riscoprire, da ritrovare o da scoprire da zero. Parliamo di, in una settimana circa, di 50 location in 11 quartieri e 150 spettacoli.
ci racconti un po' di come hai sviluppato questo festival? Perché tu ormai sei celebre in tutta Milano perché sei partito con questa idea da Nolo che ha fatto un po', come dire, scuola negli ultimi anni, ti sei allargato tanto all'est Milano, vediamo nel calendario davvero tante date, Calvairate, Acquabella, Città Studi, come dire, dalla zona 2 ci si allarga un po' a tutta la città, è davvero un'esperienza interessante, è un modello di spettacolo molto da valutare, innovativo. Ci siamo allargati, abbiamo sviluppato il modello esattamente come l'abbiamo creato noi 5 anni fa. Noi abitiamo a Nolo, per cui ci è sembrato normale fare il festival, organizzare il festival nel nostro quartiere, che conosciamo molto bene, conosciamo i luoghi, conoscevamo le persone e quindi era, tra virgolette, perché non è mai semplice, ma insomma sicuramente più semplice riuscire a organizzarlo al meglio. Il modello organizzativo del festival si svolge esattamente nello stesso modo. Ogni zona è appannaggio di un ente, un'associazione, un organismo che vive o lavora in zona e quindi cura, c'è proprio una curatela non artistica in questo caso, perché una direzione artistica vera e propria non c'è, ma una curatela del territorio, andare a cercare i luoghi giusti in cui portare gli spettacoli e anche i tipi di spettacoli giusti per il tipo di persone che abitano nel territorio, per il tipo di luoghi. Faccio un esempio a caso, la biblioteca di Baggio è uno dei luoghi, dato un luogo bellissimo, in un parco pieno di scoiattoli, è uno dei luoghi in cui ci sarà il programma ufficiale del festival, quindi uno spettacolo per 5 sere consecutive, e non è un caso che lì ci sia uno spettacolo che si intitola Cara professoressa di Beppe Casales, che racconta la storia di un bidello in una scuola elementare, e questo spettacolo viene messo all'interno della sala per i bambini. Quindi è tutto ad hoc, cerchiamo di farlo tutto ad hoc ovviamente. In questo modo il festival va nei territori senza nessun tipo di cattedrale nel deserto, senza nessun, certo, tra virgolette, certo, colonialismo culturale, ecco. Esatto, infatti insomma si può dire che è inclusivo e multiculturale, perché poi prende tutte, anche i cittadini, si rivolge ai cittadini delle varie periferie di Milano. Insomma, sono 5 anni di attività, come leggevo, e in cui voi cercate anche di offrire sempre più proposte, sempre più interessanti. È una bella sfida anche a livello organizzativo, perché non sono solo spettacoli ma eventi di vario tipo, quindi stand up, prosa, musica nei locali, spettacoli per famiglie, presentazioni di libri, workshop in ambienti non convenzionali. Da dove nasce questa idea? Beh, allora l'idea è stata proprio quella di prendere ad esempio il Fringe Festival di Edimburgo per poi portarlo in un ovviamente più piccolo, perché sennò sarebbe gigantesco e sarebbe quasi impossibile per le nostre forze. Ci arriverete, sono sicura. E loro ci hanno messo 70 anni, per cui non lo vedrò io a questa fine. C'è più tempo che vita, dicono. Ma, senti, esatto. Davide, ci dobbiamo salutare, ma prima di salutarci c'è uno spettacolo, sono tantissimi. Ce ne dici uno, due, proprio imperdibili, che consigli assolutamente dal 5 all'11 giugno? Allora, chiedere questa cosa a me è proprio come dire a un bambino se preferisce papà o la mamma. Ecco, però diciamo che non dico gli spettacoli più belli o quelli che mi piacciono di più. Ne dico due però che mi vengono in mente così, di brutto, subito così, perché sono particolari. Uno è in concorso nel programma ufficiale. Ricordo che chi vince, tra l'altro, va in scena al teatro Elfo Puccini, quindi non è poca roba. Ed è uno spettacolo in inglese, Climb, sarà il Gepensi Me, è uno storyteller canadese di origine giamaicana, Dion Forrest, che viene appositamente per noi da Toronto. Wow. Un altro invece è uno spettacolo che si svolge per uno spettatore alla volta nel parcheggio sotterraneo dell'hotel Ramada, con un visore, di realtà virtuale, e si intitola La Stanza, ed è uno spettacolo molto, molto, molto particolare. Scusate, ne aggiungo un altro, anzi due ma velocissimi, cioè due situazioni molto interessanti per noi perché riguarda l'accessibilità.
Uno è uno spettacolo che si svolge nell'atelier di Mataro da Vergato, si intitola Romeo e Giulietta ed è per spettatori seduti bendati, quindi teoricamente anche per ciechi. L'altro invece è lo spettacolo I danni del pomodoro, che sta 5 giorni alla Fondazione AM, ma un giorno di questi, l'8 giugno, sarà accessibile anche per i sordi grazie all'interprete LIS e ai sovratitoli. E allora ci lasciamo con questi tuoi consigli, Davide. Grazie per essere stato in nostra compagnia, Davide Verrazzani del Fringe Me Festival. In bocca al lupo. Grazie, ovviamente. In bocca al lupo. Dal grazie 5 all'11 giugno a Milano. È un festival diffuso, quindi non c'è un indirizzo particolare, ma trovate gli indirizzi in tutta la città. Siamo arrivati in chiusura, Benedetta. E purtroppo sì, il tempo passa in fretta, però ci vediamo settimana prossima, Scenari Telenova, canale 18 alle ore 23. Nel frattempo voi seguiteci sempre su Instagram. Alla prossima. Grazie e alla prossima.